abbiamo deciso di convocare questa conferenza stampa per un motivo preciso. Io volevo parlare a voi, ma soprattutto parlare alle romane, ai romani, agli italiani, agli italiani, spiegando che il 12 di questo mese ho firmato una lettera di dimissioni in seguito a degli esposti che sono stati presentati dalle forze politiche, in particolare il Movimento 5 Stelle e il gruppo cosiddetto AN Fratelli d'Italia, in relazione a vicende che li riguardano. A quel punto ho deciso di dimettermi perché ho un estremo rispetto dell'autorità giudiziaria e quindi auspicavo di potermi presentare di fronte all'autorità giudiziaria da dimissionario, in modo da poter illustrare i fatti relativi ai suddetti esposti. Ringrazio davvero l'autorità giudiziaria per avermi voluto ascoltare, ascoltare da persona informata sui fatti. Non sono iscritto nel registro degli indagati, sono entrato in procura una persona informata sui fatti e ho lasciato la procura come persona informata sui fatti, non indagata. Due parole di commento sugli esposti del Movimento 5 Stelle e dei Fratelli AN Fratelli d'Italia. Sono esposti che io non esito a definire vergognosi. Sono scritti o da persone in malafede o da persone ignoranti. Faccio un esempio per tutti. In uno degli esposti c'è scritto che il sindaco avrebbe utilizzato risorse pubbliche per la pintoria. Ora le persone o sono in malafede o sono ignoranti perché? Perché bastava approfondire, la tintoria non è la tintoria dei miei abiti, ma è la tintoria per lavare gli abiti storici dei trombettieri di Vito Orfiano, che come voi certamente avete visto, quando i capi di Stato, presidente del Messico, piuttosto che il primo ministro del Giappone, sono venuti durante i mesi della mia consigliatura in Campidoglio, vengono ricevuti con un tappeto rosso che viene messo ai bordi della Maserati dello Stato italiano, con cui viene accompagnato il capo dello Stato, in modo che non porci i piedi sui salpietrini ma sul tappeto rosso, e il tappeto rosso e anche i panni giallo-rossi dei trombettieri che annunciano l'apertura della portiera con le trombe vengono conservati come giusto e lavati in tintoria. Quindi questo è il tipo di esposto al quale io ho illustrato con la documentazione la verità dei fatti. Voglio anche dire con molta chiarezza che non ho mai utilizzato denaro pubblico a scopo privato, semmai il contrario. Ad esempio, uno dei miei più recenti viaggi di lavoro istituzionale, mi sono recato per due giorni a New York, dove ho incontrato il 1 settembre la commissioner Vicky Benn del Department of Housing and Preservation, perché avevo, come voi probabilmente sapete, ricordate, l'intenzione di confrontare il lavoro che viene fatto per quello che riguarda l'housing sociale nella città di New York, nella città di Roma, e la gestione, un altro argomento che portai in votazione durante quest'anno l'Assemblea Capitolina, cioè del patrimonio pubblico. Era il giorno 1 settembre, mi sono recata a New York la sera del 31 di agosto. Il giorno 1 settembre ho lavorato con la commissione New York per concludere questo tipo di riflessione.
bilancio istituzionale. Io, siccome ero all'interno della vacanza condotta negli Stati Uniti, nonostante mi fossi spostato a New York per questi due impegni, decisi di pagare l'albergo circa 700-800 euro con i soldi miei personali. Quindi questo per illustrare che non solo non ho utilizzato denaro pubblico ai fini privati, ma in alcune circostanze ho utilizzato denaro personale a fini pubblici. Credo che insomma che questi siano gli elementi più importanti da ricordare.